40 anni di indagine, 16 vittime, coppie di fidanzati assalite nella notte in luoghi appartati. Arma del delitto, una beretta calibro 22. 4 delle 8 vittime femminili, orribilmente mutilate. Il mostro di Firenze terrorizzò l'Italia dal 1968 al 1985. Chi si nascondeva dietro quegli omicidi? La prima volta che la famigerata calibro 22 uccide è il 22 agosto 1968. A Castelletti di Signa muoiono, nella loro Giulietta bianca, Barbara Locci, 32 anni, e Antonio Lo Bianco, 29. Viene arrestato Stefano Mele. 14 settembre 1974. A Borgo San Lorenzo, Stefania Pettini, Pasquale Gentilcore vengono uccisi nella 127 blu. Stefania viene sfigurata con 96 coltellate e un tralcio di vite. Giugno 1981, Scandicci. Uccidono Carmela Dinuccio, 21 anni, e Giovanni Foggi, 30 anni. Per la prima volta la vittima asportano il fume. 22 ottobre 1981. A Calenzano vengono assassinati Susanna Cambi, 24 anni, e Stefano Baldi, 26. Giugno 1982. Antonella Migliorini, 19 anni, e Paolo Mainardi, 22, vengono sorpresi e ammazzati a Montespertoli. È incubo mostro. Settembre 1983. Uccisi a Giogoli Horst Mayer, 24 anni, e Uwe Rusch Sens, 24 anni. Luglio 1984. A Vicchio cadono nella sanguinosa rete dei mostri Pia Rontini, 18 anni, e Claudio Stefanacci, 22. 8 settembre 1985. L'ultimo delitto, quello degli scopeti. Muoiono circondati da simboli esoterici Jean-Michel Cravejchvili, 25 anni, e Nadine Moriot, 36. Parossistica e lineare la sequenza delle morti. Complicata e piena di colpi di scena la vicenda giudiziaria, che comincia a chiarirsi il 16 gennaio 1993 con l'arresto di Pietro Pacciani, accusato di essere il mostro di Firenze. L'Italia si spacca tra innocentisti e colpevolisti, ma chi lo ha conosciuto ha pochi dubbi. Pacciani che abbiamo conosciuto al processo non è il personaggio che tutto il paese ha conosciuto a suo tempo. È un uomo molto prepotente, un uomo terribile in famiglia, un padre padrone, anche sul lavoro quelli che lavoravano con lui, gli altri operai, erano molto preoccupati di mettersi a discutere con lui. Il 1 novembre 1994 Pacciani viene condannato all'ergastolo per gli 8 duplici omicidi. Febbraio 1996, arrestato a San Casciano Mario Vanni. Il giorno dopo Pacciani è assolto da ogni accusa in appello dalla Corte d'Assise d'Appello. 12 dicembre 1996, la Cassazione annulla la sentenza d'appello che ha assolto Pacciani. 2 gennaio 1997, Giancarlo Lotti, il compagno di merende, chiamato Katanga, collaboratore di giustizia, si autoaccusa di omicidio. 22 febbraio 1998, Pacciani viene trovato morto a casa sua. Doveva essere interrogato da Michele Giuttari, capo della squadra mobile di Firenze, sui mandanti del mostro. 24 marzo 1998, la Corte d'Assise di Firenze condanna per gli ultimi 5 duplici omicidi all'ergastolo Mario Vanni e a 30 anni Giancarlo Lotti. Assolto totalmente un altro personaggio, Giovanni Faggi. Il 26 settembre 2000 la Cassazione conferma l'ergastolo a Vanni e riduce a 26 anni la pena a Lotti. Quando iniziò questo processo io dissi al dottor Canessa che sentivo profumo di giustizia.
Stavolta è fatta. Per ora. Nel 2001 altri due fascicoli, quello sulla morte di Pacciani, ipotesi omicidio, e quello a Perugia sulla misteriosa morte del dottor Francesco Narducci, medico e rampollo dell'alta società umbra. Era lui uno dei mostri? Era lui uno di quelli che pagava per far uccidere le coppiette? Sono partito da San Casciano per andare a cercare dei funghi. Sono andato qui vicino, in località Scopeti. Trucando fra questi po' di cespugli c'erano questi bidoni di vernice, e di cui sotto a questi bidoni di vernice si vedeva un corpo di una persona, straziato, molto. La notte dell'8 settembre 1985. Due giovani sono in tenda, agli Scopeti, vicino a Sesto Fiorentino. Lotti Catanga fa il palo. Come al solito Pacciani spara e Vanni taglia. Un altro uomo ha parcheggiato la sua Citroen Palace nei paraggi. Nascosto e ansimante, segue eccitato. La tenda si apre all'improvviso. Per Nadim Morio, 36 anni, non c'è niente da fare. Jean-Michel Cravitvili, 25 anni, fisico atletico, invece riesce a scappare. Ma uccidolo anche lui. Forse Vanni, o forse qualcun altro. Perché quello degli Scopeti è l'omicidio più satanico di tutti. Quanti erano nelle tenebre dell'8 settembre 1985 agli Scopeti? Forse già quell'omicidio è stato una sorta di messa nera. Ho guardato bene la macchina, cosa c'era dentro la macchina. Ho guardato nella macchina e ho visto che dentro la macchina c'era un seggiolino di un bambino. C'era un seggiolino di un bambino, con cui sopra il seggiolino del bambino c'erano due spighe di Gran Turco. Le spighe di grano sono un elemento esoterico preciso che significa fertilità o ricerca della fertilità. La coppietta, prima di piazzare la tenda agli Scopeti, aveva dormito nel praticello davanti a una chiesetta sconsacrata a Monte Morello, usata almeno fino al 2002 per riti satanici e messe nere. A pochi metri dalla chiesa si vede un classico simbolo dei satanisti, una figura geometrica disegnata con le pietre. Quando il rettangolo viene chiuso significa che è stata individuata la vittima sacrificale. Quando all'interno vengono posti una croce di legno e due bacche, vuol dire che il sacrificio è stato compiuto, esattamente il reperto trovato da due guardiacaccia dopo l'uccisione di Nadine e Jean-Michel. I due guardiacaccia consegnarono tutto alla polizia insieme a un bossolo calibro 22 marca Winchester, serie H, e che fu mandato a Roma per gli esami. Ma strada facendo è scomparso. Misteriosamente. L'omicidio degli Scopeti, l'ultimo, è secondo gli investigatori quello che racconta in modo più chiaro l'esistenza di una potente setta internazionale e la fine di uno dei suoi presunti adetti. Il dottor Francesco Narducci, rampollo di una famiglia perugina. Un uomo disperato che disperatamente uccideva? Chissà. Certo che dopo la sua misteriosa scomparsa da casa l'8 ottobre 1985, i delitti del mostro sono cessati. Tuo figlio, con quella bella testolina, tutto rosso, verrà sacrificato sulle colline del Mugello. Presto per te verranno le tenebre. Verrai uccisa e seppellita come l'amico di Pacciani del Lago. Sarai uccisa come il grande medico, il dottore, il grande dottore Narducci. Non dimenticare che tuo figlio verrà liberato dalla tua uccisione. Te lo portiamo via e tu dovrai morire. È l'anno 2001. Giuliano Mignini, pubblico ministero di Perugia, sta indagando su una storia di usura. Ha davanti a sé una donna. Durante l'interrogatorio, lei chiede aiuto al magistrato. Ricevo strane telefonate di minaccia a mio figlio, dice la donna. Si arrivano ancora dei registri, signora.
Quella che avete appena sentito è il testo integrale della registrazione di una di queste telefonate che sono andate avanti fino al 2003. Mignini invia le bobine alla procura di Firenze, che indaga sul mostro. Ma da Firenze gli chiedono di approfondire la vicenda della morte di Narducci. E così inizia l'inchiesta sui delitti delle coppiette più ricca di colpi di scena. Quella che riguarda la scomparsa, la morte e i funerali di Francesco Narducci. Il 13 ottobre 1985 viene ripescato a San Feliciano, sul lago Trasimeno, il cadavere di un uomo. Da 5 giorni si cerca quello di Francesco Narducci, medico di 37 anni, scomparso dopo essersi allontanato dal pontile di San Feliciano, dove abitava in una lussuosa villa con la famiglia, a bordo di un motoscafo. Il giorno del ritrovamento, su quel pontile arrivano tutti. Anche il brigadiere Aurelio Piga, capo equipaggio radiomobile del nucleo operativo di Perugia, zittito dal suo superiore. Ricordo che la centrale operativa ci ordinò di portarci a San Feliciano presso il pontile, perché era stato rinvenuto sul lago il cadavere di una persona che presumibilmente poteva trattarsi di Narducci, che era scomparso da alcuni giorni. Sono arrivati, credo, il medico legale, magistrato, ufficiali dei carabinieri, sì, funzionari della polizia, che adesso non sto a dire i nomi. Il cadavere si presentava gonfio, chiaramente una persona che sta in acqua per diverso tempo. Io non lo conoscevo, non avevo idea, però familiari giunti sul posto riconoscevano il cadavere come la persona scomparsa. A mio parere sembrava avesse, ecchimosi. E se non ricordo male, pensandoci bene, anche una ferita in testa. Ecchimosi, un colpo in testa, altro che morte accidentale. Il maresciallo, su questo e su tutto ciò che non ha potuto dirci, è stato sentito da Giuliano Mignini. Ma proprio il magistrato perugino aveva avuto la più clamorosa delle conferme. Alla fine del 2001 ordina la riesumazione della salma di Francesco Narducci. L'autopsia fatta a Pavia non lascia dubbi. È stato strangolato. Il corpo ripescato il 13 ottobre 1985 non è il suo. Il medico ucciso è più alto, indossa abiti diversi e non presenta i segni tipici di chi è stato in acqua a lungo. Una verità scomoda che qualcuno impedì di accertare 20 anni fa. Fretta, mi è sembrato che ci fosse troppa fretta nel rimuovere il corpo, diciamo. Ho relazionato, una relazione va sempre comunque fatta per un intervento qualsiasi, figuriamoci il rinvenimento di un cadavere. Cosa c'era scritto nella relazione? Non posso commentare atti, sono sempre atti interni all'arma. Michele Giutteri, il capo del GIDES, il nucleo antisette sataniche che indaga sui delitti dei mostri, e il pubblico ministero di Perugia hanno un sospetto terribile. Francesco Narducci sarebbe stato ucciso all'isola Polvese, in mezzo al lago Trasimeno, di fronte alla collina dove abitava il giorno dopo la scomparsa. Fu forse la setta a volerne la morte? Il 13 ottobre fu fatto ritrovare in fondo al lago il cadavere di uno sconosciuto. Doveva risultare morto di morte naturale o al massimo suicida per coprire lo scandalo.
esclusivo circolo della città, era un ragazzo sportivo. Sci nautico, pesca, motociclismo. Di lui si era innamorata una ragazza con un altro cognome importante, Francesca Spagnoli, che ora si chiede il perché di tante ferite. Gli piacevano l'allegria e la gentilezza di un uomo che tutti stimavano al policlinico come un bravo medico. A dire il vero, ogni tanto si assentava da casa senza dire nulla. Quella moglie più giovane forse non era così felice. Perché non riuscivano ad avere un figlio? Dove andava suo marito? Perché spariva? Perché il giorno dopo la scomparsa il papà e il fratello lo davano praticamente già per morto? Forse la risposta è nell'intercettazione telefonica agli atti dell'inchiesta di Perugia. Ecco cosa dicono al telefono due persone vicino a Francesca, la giovane moglie. In un casolare vicino a Firenze, in località Sampa, usato da Narducci, sono stati trovati in un frigorifero le parti asportate delle vittime. Chi ha fatto sparire tutto? Attenzione però, chi ha cercato la verità spesso si è fatto male. Oggi Pietro Pacciani e Mario Vanni, protagonisti principali di quella oscura e intricata vicenda, non ci sono più. Sui delitti del mostro di Firenze sono ancora tanti gli interrogativi aperti. Forse i compagni di merenda erano solo gli esecutori materiali degli omicidi, o forse solo i perfetti capri espiatori. Qualche mese fa è stata riaperta l'indagine sulla morte di Francesco Narducci, riaccendendo i riflettori su un giallo costellato di sangue, dolore e mistero che sembra non conoscere la parola fine.